devo fare la seconda dose di AstraZeneca, quindi non so sinceramente cosa devo fare. Fatta? Seconda dose? Seconda dose, AstraZeneca. Ah, è uno dei pochissimi. No, invece c'è molta gente. Non credevo ci fosse tutta questa gente. E vorrei chiedere se posso evitare di fare qualunque tipologia di dose ora, aspettare che la prima dose faccia il suo corso e farne una nuova, perché anche il discorso di abbinare due dosi differenti non si ha nessuna sperimentazione in merito e quindi abbiamo mille dubbi. Abbiamo circa 200 dosi previste per il richiamo di AstraZeneca. Qualcuno vorrebbe completare con lo stesso vaccino, però la circolare del Ministero è perentoria, dove c'è scritto deve completare con la seconda dose con un vaccino di mRNA. E74, E75, E76. Per carità, non è che voglio dire si vuole sentenziare la decisione di persone, ci auguriamo tutti competenti in merito, però ovviamente ti trovi disarmata. Perché non voleva fare Pfizer? Ma perché non trovo che sia un percorso coerente, no? Ma coerente soprattutto dall'alto. E morire non ci ha fatto più. Ho paura da morire. Sono tornata indietro, sì, perché ho fatto la visita col primo medico, io ho fatto la prima dose di AstraZeneca e il primo medico mi ha detto che potevo fare la seconda dose di AstraZeneca, anche se ho 28 anni, ho fatto la fila per fare il vaccino, sono arrivata sul punto di vaccinarmi e il secondo dottore invece mi ha stoppato, mi ha detto non puoi assolutamente farlo, devi tornare indietro e rifare la visita perché devi fare il Pfizer. Nella vita o ci fidiamo o ci chiediamo, punto, o se no non ne fai, sono cavoli tuoi. Quanti anni ha signora Gaetana? Uffa, tutti a chiedermi quanti anni. E glielo devo chiedere tesoro. 76. Non voglio parlare da competente dal momento che non lo sono. Quindi continua però, a fidarsi giustamente. Voglio, non lo so, questi mistufugli a cosa possono condurre, non ho idea. Fidiamoci, poi c'è Super Mario adesso.